questo testo che non viene fatto. Ecco, vorrei chiedere che tipo era questo Egidio Gardel, visto che l'hai conosciuto di persona. Grazie innanzitutto per l'intervento. Lui ha fatto un contesto molto preciso. Ringrazio il relatore per la presenza e anche per l'intervento che ha senza dubbio creato quell'humus, il testo entro il quale la storia può essere meglio compresa. Come giustamente diceva, anche l'origine della storia è come una specie di storia dentro la storia. Perché facciamo un esempio: se lui, Egidio Gardel, avesse dovuto raccontare a un'altra persona, a un adulto, la storia, l'avrebbe raccontata senza dubbio in modo diverso rispetto che a raccontarla a un bambino. Quindi forse avrebbe interpretato qualcosa in termini, che ne so, politici, avrebbe messo dei dettagli. Per cui nella storia che si può leggere si nota questo impegno da parte di Egidio di raccontarla in funzione della persona alla quale sta raccontando, cioè un bambino. A un certo punto lui si ferma parlando del fronte e mi dice: no, questo è meglio non dirtelo. Quindi è commovente anche questo fatto, no? Che a modo suo c'è un impegno nel descrivermi le cose senza confondermi, senza dirmi c'era, non è budella o cose di questo genere. Senza fare paura. Anche, sì. Ma io me lo ricordo, ero bambino, per cui tutto quello che mi diceva mi appariva 10.000 volte più grande. Oggi so dov'è la Russia, so cosa sono 700 km, so cosa sono meno 40 sotto zero, ma quando ero lì bambino, e poi lui viveva in una vallata in montagna a 700 metri di altitudine, nevicava fuori, vicino al fuoco, io con questo piccolo registratore di quelli vecchi che andavano e non andavano, quando lui mi diceva ho fatto 700 km col fuoco che schifettava, sì, io ero tutto che immaginavo mondi lontanissimi, come distanze siderali, no? Era tutto molto più grande. Io me lo ricordo come una persona di fibra, infatti quel giorno io ho portato un pacchetto con il grappino e i toscanelli, perché lui gli piaceva parlare bevendo un buon grappino davanti al fuoco e fumando un buon toscanello. Che io mi ricordi questa sua fibra, che può essere traslitterata anche forse come, almeno, forse mi sbaglio, ma io ho letto sempre questo suo amore per la vita, questo amore per la natura. Mi ricordo una volta quando ho conosciuto Mario Rigoni Stern, gli ha fatto una domanda: cosa permette a queste persone di sopravvivere? Maurizio ha risposto benissimo: le condizioni erano difficili già prima, questo senza dubbio crea già una fibra maggiore. Però in particolar modo la montagna, che è già un ambiente rigido di suo. Lui era cacciatore, bracconiere, lavorava nei boschi, quindi forse, almeno secondo me, la montagna gli ha dato questa marcia. Perché non è così escluso che uno sopravvivesse, nonostante le condizioni difficili a priori. Per lui, dalle lettere, vuole che uno va fuori di testa, c'è un fatto di uno che si taglia le vene, quindi sì, ci sono altri fattori che si gettano, anche componenti mentali. Io ho ritrovato in mezzo alle sue carte, la famiglia è stata molto sensibile, mi ha dato delle lettere, molte rovinate, in mezzo alle sue carte c'erano degli scritti anche pericolosi per il tempo, perché se li trovavano potevano dirgli qualcosa. Lui si interessava di psicologia, di cose riguardanti il magnetismo, per cui secondo me aveva una marcia anche psicologica in più. Poi è chiaro, è tutto un caso, arriva un proiettile lì piuttosto che là. Poi io ho sempre conservato queste cassettine per 15 anni,
le ho conservate con cura e una volta aperta la casa editrice ho deciso di non lasciar perdere questa testimonianza. I nastri erano molto vecchi, già la sua voce era molto bassa, il nastro non si sentiva bene, c'erano dei rumori di sottofondo. Erano ben 44 minuti di registrazione ed è stato un lavoro di quasi 6 mesi e io ogni frase dovevo riascoltarmela 5-6 volte, cercare di capire se mi diceva il nome di una città, cercare di capire che città era. Sì, era tutto molto granuloso, farinoso. E oltre alla registrazione che ho riportato, io ho fatto questa scelta di riportare esattamente anche il linguaggio che lui ha utilizzato, anche gli errori. Io li ho riportati pari passo perché credo che anche un errore grammaticale sia un fattore importante per capire lo stato emotivo o la condizione psicologica di una persona. Io credo che avrei fatto uno sbaglio a correggere gli errori, infatti ho riportato pari passo. La selezione poi dei documenti, anche lì è stato un lavoro, perché io anziché buttare dentro lettere, ho cercato di selezionare delle lettere che in qualche modo si richiamassero a dei fatti della registrazione dell'intervista, così che il lettore può fare il confronto. Quando lui si ritrova in Grecia, può leggere la lettera che ha scritto in quel periodo lì, dal fronte, e paragonare, quindi farsi un contesto molto più ampio.